L'evoluzione della mobilità elettrica, soprattutto nel settore leggero, è strettamente legata all'impiego dell'idrogeno verde e all'ottimizzazione infrastrutture di ricarica. Un'enorme quantità di energia cinetica si disperde ogni giorno nel traffico. Il nostro progetto nasce proprio da questa consapevolezza. Un sistema innovativo di ricarica che elimina l'uso delle batterie, migliorando sostenibilità e efficienza del processo energetico. Il nostro sistema sarà dotato di quattro parti fondamentali. La prima, un dosso intelligente capace di convertire l'energia cinetica delle auto in energia elettrica da utilizzare per l'elettrolisi. Nella seconda parte, tale energia verrà successivamente utilizzata per la produzione di idrogeno e ossigeno tramite il processo di elettrolisi. L'idrogeno e l'ossigeno prodotti saranno poi stoccati all'interno di due serbatoi differenti. Nel primo, riempito di grafene per lo stoccaggio di idrogeno. Il secondo, riempito di MOF per l'ossigeno, garantendo così la massima efficienza di stoccaggio del sistema e costituendo la terza parte del nostro progetto. Nella quarta, l'idrogeno e l'ossigeno stoccati verranno successivamente utilizzati, quando necessario, per la produzione di energia elettrica tramite l'impiego di una o più fuel cell. Tale energia potrà essere utilizzata per ricaricare monopattini elettrici, mezzi leggeri come motorini, bici elettriche, portando così alla conclusione di un sistema che può essere considerato a impatto zero, evitando in toto l'impiego di accumulatori di energia. In futuro, tale sistema potrà essere facilmente implementato in modo da erogare direttamente idrogeno molecolare per la ricarica dell'autovettura a celle combustibile. È proprio in quest'ultima versione della colonnina che si potrà in simultanea erogare idrogeno molecolare da una parte e corrente elettrica dall'altra.